Buongiorno. Buongiorno gente. Scusate per la danza delle mosche, lo faremo per tutto il video. Sì, qualcosa mi ha anche mozzicato. Guarda. Anche io mi sto. Appena sono uscito ho mozzicato così. Tac, non c'era niente, ma c'è da prudere. Ma qua? Adesso? Adesso. Vabbè, dai. Allora, c'è il sole. C'è il sole, si sta bene. Oggi non si gira neanche in casa. È anche ora, dai. È anche ora. Porca miseria, siamo. Oggi cos'è? 17 giugno. Cioè, tra un po', tra 2 mesi è Ferragosto e ancora facciamo freddo. Sì. Invece della grigliata ci mangiamo la zuppetta. Sì, infatti fino all'altro ieri pasta e fagioli, caldina. Sì, però dai mica ci sto. Ho notato oggi che altre fave sono quasi pronte. Ho visto che sono io. Visto quella bene. Pianta lì, quella in fondo sulla destra, purtroppo vabbè, ma non sono riuscita a levargli gli afidi. Vabbè, ma non è quel che purtroppo è l'orto. Abbiamo messo le fave pensando che non uscissero tutte, invece sono uscite tutte. Ma non è quello, sono gli afidi che l'hanno danneggiato così la pianta. Sì, ma erano anche troppo vicine, quindi magari no, non producevano tanto. E le zucchine stanno crescendo. C'hanno le foglie! Sì, meno male. Stamattina ho fatto un vaso lì, quel vaso di grigio nella stufa. L'ho ripulito tutto quanto, ho aggiunto un po' di terriccio. E ho messo un semino di zucchina, vediamo se viene. Okay. Se non viene ne metterò un altro, e un altro, e un altro, e un altro, fino a che non comunque viene. Comunque ho cercato e ho trovato come si chiama il basilico che diceva Elisa. Mm? Penso sia lo stesso. Viene chiamato o basilico di montagna o basilico glaciale. Ah. Almeno. Ma è azzurro? No, però viene delle foglioline tipo questo così. Tipo quella lì, tipo l'erba infestante selvatica che c'è qua, no? Ok. Piccola così, foglioline piccole così, però non mi ricordo che almeno dalle foto non mi sembra che sia blu. Poi può essere. Non so, mi dà la sensazione che debba essere blu. Però vorremmo metterlo poi, quest'anno voglio provarlo. Quando arriva il freddo, provare a seminarlo. Ma è bello parlare dell'orto. Che è qua? Siamo qui, la, è una roba allucinante, qua non so cosa fare, sarà che i cani fanno il loro bisogno, per quanto pulisci le mosche lo sentono, ma è un incubo. Ma io penso solo anche perché comunque è un cortile. Sì, è un cortile e non siamo in città dove buttano schifezze, spruzzano schifezze. Dove eravamo prima passava un camion che sopra aveva una specie di cannone che spruzzava non so cosa, passava 2 volte alla settimana. Ma la cosa bella è che era quando c'era i fogli, si prega di tenere chiuso a tale ora le finestre. Si passava tipo alle 4 del mattino, faceva un casino, ogni volta che passava mi svegliavo io, che palle. Sì, era pesante. Il trenino te lo ricordi? C'è ancora, quando capita che in estate possiamo dire e becchiamo il trenino. È andata via? Sì, penso di sì. Qua davanti non c'è. Ok. Siamo tipo, meno male che non c'è più. Sì. Era odioso quel coso lì, odioso. Sì, c'era la musica alle 5 del pomeriggio. Oh, l'altra sera la festa è durata fino alle 3, hai detto? Oh, io alle 3 l'ultima volta che mi sono alzata ho sentito la musica, poi basta. Fino alle 3 è durata la musica. Però vabbè, non era fastidioso. Non era alta anche perché qua fa freschino, quindi stai con le finestre chiuse. L'anno scorso l'ho sentita, perché l'anno scorso era più caldo, avevamo le finestre aperte. Poi tu l'anno scorso eri più accaldato, quest'anno ti sei raffreddato un pochino. Beh, ma qua da questo lato capo più fresco passa l'aria. Ma a me la cosa che ha fatto ridere è quando sono venuti i tuoi, che dicevano, ma no, anche nella vecchia casa. Ma no, ma è normale fare casino. Giù dopo, ma quanto casino fanno, si può dormire.
tre feste la settimana. E nel la prima volta che è stato, ma no, dai, ma è normale, è giusto, ma sì, ma sarà un po', è vita. Il giorno dopo, proprio il giorno al mattino, oh, Madonna, ma non se ne possono, non se ne potevano andare a casa presto. Ma quanto stanno a festeggiare? Ma cosa si festeggiano? E io ho cominciato a ridere, perché dico, cacchio, come passano facilmente le cose quando ci sei, quando ci sei dentro. Diverso, sì. Mamma mia. Due e tre. E tre? No, aspetta, ce n'è ancora mezzo. Sapete che sono le 3:30. Ah, sai che ho scoperto che dall'una alle 4, se non sbaglio, non suona il campanile. Ma forse sei tu che non lo senti. No, no, non suona. Sì, io stanotte mi ha svegliato Cookie. All'una, all'una e qualcosina mi ha svegliato, sono stato sveglio fino alle 2:30 e alle 2 non ho suonato. E com'è che quando io non dormo lo sento? Senza guardare l'orologio mi regolo col campanile. Boh, non lo so. Vabbè, comunque ci è stato chiesto di raccontare come ci siamo conosciuti. E poi cos'era l'altro di Eddie? Di Eddie Cookie. In che senso di Eddie? Come l'abbiamo trovati, come sono entrati nella nostra vita. Ah, ok, allora Eddie è sbucato dall'uovo di Pasqua. Allora, partiamo da come ci siamo conosciuti? Sì, ci ha fatto conoscere una mia amica, fine. Non poteva farsi i fatti suoi, non so, vivevamo tutti tranquilli meglio. Ma non avremmo avuto Eddie? Punto. Però stamattina la volevo ammazzare, come sempre. C'è già il video di come ci siamo, raccontiamo queste cose qua. Comunque noi è semplice. Ci ricordiamo qua però. No, noi è semplice. Noi ci ha presentato praticamente un'amica in comune. Sì, la mia migliore amica. La sua migliore amica, io l'ho conosciuta qua perché lei da zona Milano si è trasferita qua in Peria. Non mi ricordo se era perché no, la conosciuta. No, no, poi è arrivata Piemonte, arrivare. Poi. Quando è arrivata qua, ma non mi ricordo se è arrivata perché. Viveva con sua mamma. Ah, ok, ecco. Perché non mi ricordavo se era venuta solo per lavoro o perché c'era il suo compagno, oppure era perché c'erano... No, ha venuto a passare un po' con sua mamma e vi siete conosciuti per quello. E poi di lì, ah sai, c'è un'amica, presentamela. Ma siete due che non parlate mai, presentamela, poi ciao. Che poi la prima volta che sono andato a trovarla, l'ho sentita, mi ha chiamato al telefono e ero tentato di scappare, perché sembrava avesse la voce di un camionista. Ti posso chiamare, ciao, ti aspetto fuori, ciao paura. Ti aspetto fuori, sarà una cosa di famiglia, e ti aspetto fuori. Sono cagato, prendo il telefono e guardavo in giro, tipo stile Don Abbondio nei Promessi Sposi, dov'è la via di fuga? Scusa, sto entrando in gal. Vabbè, comunque così ci siamo presentati. E invece Eddie... L'abbiamo cercato, cioè in realtà cercavamo un cagnolino tipo Cookie. Però in teoria però non era programmato, perché noi avevamo. Ci frequentavamo a distanza per quanto abbiamo fatto? 6 anni? 6 anni e mezzo. 6 anni e mezzo a distanza, quindi andavo io, poi veniva lei, andavo io, veniva lei, poi c'è stato un periodo che veniva solo lei, perché io tra una cosa e l'altra non riuscivo mai ad andare. E poi abbiamo deciso basta, ci andiamo a vivere da soli. Io in quel momento qua facevamo tutti entrambi lavoravamo, abbiamo guardato chi guadagnava di più. Io all'epoca guadagnavo quasi 1.500, sì. E ho detto ok, andiamo da quello che guadagno di più. E lei si era sferita qua e non dovevamo prendere subito il cane. No, abbiamo detto aspettare. Aspettiamo. Una settimana è stata senza cane. Poi in realtà dopo due giorni. Andiamo a cercarlo. Abbiamo sperato una settimana, abbiamo cercato dappertutto, nei canili, nei negozi di animali, ma non soltanto per comprare, perché all'epoca eravamo ignoranti. Ma anche proprio cercavamo i cartelli, no? C'erano le bacheche. Sì, però in teoria noi eravamo partiti solo per prenderlo senza spendere soldi. Comunque sì. Già eravamo già contro a comprare sì. Un animale. Però se proprio non c'era avremmo anche preso quello. E poi alla fine dov'era il negozio di animali? Abbiamo trovato il cartello. Sì, abbiamo preso il negozio di animali qua, che ha cambiato 5.000 volte il nome. Qua a Taggia, all'arma di Taggia. E... c'era un volantino, regaliamo sì. Cuccioli. Cuccioli a Castellaro. E ho chiamato, sono rimasti due maschi e una femmina. Se volete venire a vedere, mi ricordo se siamo andati il giorno stesso, eravamo andati il giorno dopo. Abbiamo visto... ci è arrivato io e ho innamorato il fratellino.
La sorellina era bellissima. La sorellina uguale. Cioè, tu vuoi vedere solo la macchia sul petto, se non sbaglio. La macchia bianca. E sulla zampa. Lui c'è di totalmente nero. Ma la cosa bella è che poi come lei l'ha voluto prendere, ok. Ma c'è partito a fionda per... Sì, poi ciao, vi è scappato. Si nascondeva dietro le gambe. Poi magari se riusciamo facciamo un video a parte. Di pochi secondi, pochi minuti. Con tutte le foto di Gaddi, sì. Quando era botolo. Sì. Che abbiamo fatto una foto che sarebbe... Gli ho fatto io, mi sembra che l'ho fatta io, sì, perché tu ti stai preparando la pappa, appena preso, vedevi una palla nera. E poi è vero che quando siamo andati a prendere, il tipo l'ha preso in braccio, gliel'ha messo in braccio a lui, e vedevi Eddie così, tipo, che cazzo sei tu? Cosa vuoi dalla mia vita? E l'abbiamo portato a casa, e abbiamo dovuto fare tutto il viaggio di ritorno, Eddie in braccio a lui mentre guidava, perché era terrorizzato, aveva paura, ormai si era appiccicato a lui, basta. Poi siamo arrivati a casa, la sera lui è andato a lavorare, che aveva anche il turno la sera. Quando è tornato da lavoro, bastava il terrore di lui chi e stava appiccicato a me. Che poi Eddie, per chi non lo sa, chi ci segue tanto ormai lo sa, Eddie se l'è scelto lui il nome. Sì, è vero, perché noi, mentre scendevamo, mentre tornavamo a casa... Anche perché non ci piaceva il suo nome era Archie. E siccome lei ce l'ha R moscia, suo fratello ce l'ha più moscia di lei. Mio suo padre praticamente non ce l'ha, perché quindi vorrebbe Acci. Facciamo una cosa, cambiamo il nome, proviamone uno, troviamo almeno uno che non abbia R o che almeno non abbia le doppie. Arci. E praticamente noi discutevamo, siccome che io volevo chiamarlo Doyle, che è un personaggio di un telefilm, di cui l'attore è morto, tutto quanto, no? Io ho detto voglio chiamarlo Doyle. A lui non piaceva, allora io per scherzo ho iniziato a elencare nomi di persone famose che sono morte nella realtà. E ho detto Eddie, per scherzare, come Eddie Guerrero. Di wrestling, di Eddie Guerrero. E lui si gira, no? Io l'ho guardato. Poi abbiamo rinominato Eddie, lui. Sì, si girava. E allora abbiamo detto, gli piace Eddie. E allora l'abbiamo chiamato Eddie. Se Eddie non gli fosse piaciuto saremmo passati a Paul, perché sì. Il prossimo era Paul Walker. Oh. Avrei potuto chiamarsi Paul o Doyle. Pensa poi che Paul. E invece è un Eddie, ma cioè lui Eddie è perfetto, c'è proprio, ce l'ha fatto da Eddie. Eddie la rossa canina. E poi siamo andati avanti solo con Eddie per 4 anni. Sì. Anche se dopo 2 anni, se non sbaglio, c'era una mia ex collega che non poteva più tenere un cagnolino che aveva preso, perché col suo figlio lui gli voleva bene, però lo morsicava spesso, giocando. Sì. C'aveva più i denti belli appuntiti, lunghi, era troppo troppo vivace, il figlio gli piaceva però aveva un po' paura, e poi ha detto vabbè non posso tenerlo perché sono sempre al lavoro, cosa, era da sola. Voleva darlo via, noi volevamo prenderlo, infatti c'era da chiamarlo Jack Daniel. Sì, gli avevamo già scelto il nome, Jack Daniel. Non sapevo neanche solo che perché. Ci è andata bene, non l'abbiamo preso perché comunque bullizzava Eddie. Sì, è vero. L'abbiamo portato su per fargli conoscere, l'ha bullizzato, gli ha rovesciato l'acqua. Non lo faceva bere. Voleva andare a bere, è arrivato lui, l'ha buttato la ciotola, l'ha rovesciato la ciotola per terra, Eddie lo guardava, ma io volevo solo bere. Sì. E sì, sarebbe stato un bel problema poi, una volta grandi. Anche perché quello sarebbe diventato bello grande. Sì, perché aveva 2 mesi ed era già grande quanto Eddie. È bello che Eddie ci hanno detto, no, ma Eddie non crescerà tanto, questo cane al massimo 8 kg, sì. Sì. 16. 16 kg. È bello muscoloso, è bello tosto, Eddie, quando anche, lo tocchi anche tutto Cookie. Muscoli. No, sì. Al massimo sarà 3-4 kg. Anche Cookie 8 kg, ma sono tutti e due tutto muscoli. Cookie quando gonfia il petto sembra un palestrato, è tutto definito, sembra un canguro. Io non lo so, sti due cani che cavolo c'hanno, sono muscolosi. Poi arriviamo dopo 4 anni che noi ci siamo sposati e io ho deciso di farmi abbindolare, perché poi ho scoperto che era tutta una finzione, perché voleva farmelo prendere a me il cane. C'era una mia collega che la sua cagnolina aveva fatto i cuccioli e c'era tanti, sapeva che noi volevamo prenderci un altro cagnolino, no? Però, sì, volevamo aspettare di comprare casa. Esatto, però comunque eravamo un po' indecisi perché volevamo il secondo cane, però io ero sempre a lavoro e dicevo lei se deve occupare e poi sta cosa. Avevamo io... dei problemi dove vivevamo prima, ma li abbiamo già raccontati. E io ho deciso poi di punto mio, sai cosa c'è? È nato il giorno del nostro matrimonio, va bene dai, cioè. Poi c'è la macchia a forma di cuoricino, ho detto sai cosa c'è,
va bene, mi hai convinta, perché lei mi diceva, no, ma sai, se no lo devo dare via, perché non lo posso tenere. Che poi mi ha detto, io mi ho detto queste cose qua perché sapevo come prenderti, perché volevo dartela a te, non volevo che lo prendesse nessun altro, volevo dartela a te, però tieni il cane, mi sembrava male, allora ho fatto finta di ti ho preso per il culo dicendo che lo avrei dato al canile, cose varie, così tu hai preso proprio, come si fa a dire, così, no? Ha preso all'amo. Io no, va bene, me lo prendo e ci siamo presi. E io gli ho fatto come regalo di matrimonio invece di regalare le collane e cosa. E questo può essere una cosa utile per noi maschi che ci dimentichiamo sempre. Quando ci siamo sposati, prendete un cane che è nato il giorno stesso, così almeno vi ricordate quello del cane. Sì, allora, io mi ricordo quando è nato Cucchi, a parte l'altro giorno siamo andati un attimino. Ci siamo dimenticati entrambi, tutte e due insieme. Il 23 giugno. Siamo andati un attimo, poi mi ricordo che Cucchi è nato il 23 giugno, ma non mi ricordavo subito quando mi sono sposato. Poi mi dice, ma siamo sposati lo stesso giorno? Ah, ok, allora mi ricordo. Io non mi ricordavo più, avevo un vuoto totale, un momento di vuoto. E vabbè, così è arrivato il Cucchi, Mr. Cucchi. Mr. Cucchi, che poi siamo andati a prenderlo un pochettino, cioè noi dovevamo prenderlo dopo 3 mesi, come si fa di prassi. Però lei aveva un problema che doveva partire, noi dovevamo anche partire, abbiamo detto, sai cosa c'è? Abbiamo preso... un mese e mezzo, era piccolo perché noi dovevamo partire, doveva stare un po' fuori, quindi va bene, era proprio appena spezzato. Ma il bello è che quando l'abbiamo preso, poi l'abbiamo portato fuori tutto spaventato, perché lui usciva, non era mai uscito. Sì, ma dovete fare le cose, gli sconci vostri sopra il mio braccio. Ma io non mi metto a fare le cose sconce sopra di voi, sì, sarebbe anche, cioè, morirebbero. Porca miseria. Comunque mi sono perso, l'abbiamo preso tutto piccolino, tutto spaventato perché usciva sul terrazzo, ma fuori non era mai uscito. Sì. Allora, l'ha portato lei tutto il tempo, perché io comunque a lei non gliel'ho detto all'ultimo, guarda, stiamo andando a prendere il cane. È come il cane, sì, no. Poi quando l'ha visto, ciao. In realtà quando siamo arrivati a casa della sua collega, io mi sono innamorata non di Cucchi, ma della sorellina di Cucchi. Di una delle sorelline. Sì, ma perché veniva lì? Era proprio. Veniva da me lei. Ma no? Perché poi il discorso è che lei è uscita e la ci ha seguita la piccolina. E si lì, l'ha guardata, sì. È stata con lei, è entrata con noi, è stata davanti, gli chiedeva le coccole. Quindi ha detto, questa qua sarà questa. Invece era Cucchi quello che se n'è andato per primo via fuori. Sì. È tornato dalla mamma, lui era tornato. Sì. E beh, ma è rimasto mammone Cucchi, eh. C'è proprio tanto mammone. Poi quando siamo usciti subito da lei, siamo andati via in macchina, prima cosa che ha fatto, ha preso, ha guardato, c'era troppo sole, si è infilato sotto con la testa sotto l'ascella. È rimasto così fino a casa. Poi siamo arrivati a casa e l'avevamo lasciato a casa per fargli una sorpresa. Povero Cucchi, perché ti sei inchiappettato? E poi Cucchi cercava di bere il latte dal pisellino di Eddie. Sì, piccolo, cercava così, però... Cercava il latte. Vabbè, poi pian piano. Eddie tutto il giorno è super entusiasta. Poi la sera, quando arriva il momento di andare a letto, ci guardava come dire, beh, questo ancora qua sta, non torna a casa sua. Poi la sua. Cosa bella è anche quella. Noi abbiamo fatto una cuccia vicino a me, perché lui voleva stare vicino a me. Io ho dovuto dormire per un paio di giorni col braccio penzoloni, perché lui mi doveva tenere, doveva appoggiarci il muso, metterci la zampa, doveva tenermi la mano. Cucchi. Sì, perché i primi giorni non volevamo farlo dormire sul letto, visto che Eddie lo buttava giù. La prima volta che l'abbiamo messo su, no, adesso vieni, dormi qua, Eddie l'ha preso e l'ha scaraventato giù. Povero Cucchi. Abbiamo sentito un boom, cai. Adesso Eddie voleva ammazzare, cioè lo vorrei anch'io. Poi quando è diventato più grande, Eddie l'ha preso una volta mentre giocava, perché così giocava come fa lui, si mette lì, scalcia, solo che ha preso lui. Di solito adesso quando fa quel cuscino li lancia, ha preso Cucchi, l'ha lanciato via, l'ha infilato sotto alla cucina. Ha fatto urlare da sopra il divano sotto la cucina. Povero Cucchi. Poi la cosa bella era anche quando era il momento di pappa, che Cucchi Eddie lasciava sempre un pochettino. Cucchi, finita la sua pappa, si infilava sotto alla cucina. Ma anche mentre mangiava cercava di rubare. Andava dietro, perché noi la cucina praticamente era tutta dritta, però non finiva tutto il muro. C'era un pezzettino dove finiva, non era più coperta di sotto, e Eddie mangiava giù lì davanti. Lui aspettava sotto, appena Eddie se andava lui usciva fuori, mangiava, poi sotto. Sì. Da piccolino era terribile, vabbè, come tutti i cuccioli. Ma adesso non è che sia tanto un santarello. Cucchi? Sì. Ma bravo. Vabbè. Non fa niente. Ma si incazza con tutti. Okay. Prima tra un po' si mangia Eddie così. Così, perché Eddie si è mossa, alzato dal letto per scendere. Allora via, apri di cielo. Io dice 4. Vabbè, passa uno perché è per strada
che vi guarda, torna indietro. Però avanti, andiamo avanti, indietro. Torna indietro. Vieni qua che ti prendo. Aspetta, volo, ti ready. Vieni, Eddie. Bravo, Eddie. Ciao, Eddie. No. Aspetta. Vieni, vieni. Bravo, Eddie. Bravo. Oh, Eddie, parlavamo di voi. Stavate parlando di me? No, stavamo parlando dei cookie per adesso. È arrivato un cane chiamato Coccantino. Perché con l'uomo chiamato contratto è Coccantino. E basta, questo alla fine è tutto quello che... Che poi abbiamo fatto dei video in cui abbiamo parlato di Eddie soprattutto. Perché con Eddie ne abbiamo passate di tutti i colori. Se qualcuno è interessato vado a vedere il video, mi sembra... non so se era un mukbang, cosa, cani matti, mamma mia, sì, storie di cani matti, storie di cani matti, una cosa allucinante. E uno l'ho fatto anche sul mio canale. Vi raccontiamo tutto quello che è successo a noi, ma anche lei da sola quando era da sola, io col cane dei miei. Perché diceva proprio matto. Ma non solo Eddie, anche Gohan, che era il tuo vecchio anche cane. Anche Gohan è matto. Anche era quello matto. Che ti ha fatto, mi sembra che anche qualcosa che faceva Billy. No, ma neanche tanto, però... Eddie veramente, quella volta che si è buttato giù dal burrone perché doveva andare al mare. Sì. E lo spaventa, ogni volta gli ci fa perdere 10 anni di vita. Andatevelo a vedere quel video lì perché è divertente. Sì, è vero. Poi se volete ridere andate a vedere anche quello dei ladri, i ladri imbranati, mi sembra quello sì, quello sì. Che è scritto qua, di quello... Quando lavoravo da guardia, certe cose che... alcune cose li fanno diventare vegani assoluto, perché veramente... Gente che si nascondeva prosciutto in posti... Pesci, in posti pesci, dove in posti non dovrebbero stare i pesci. I pesci? Più che altro i pesci in posti dove dovrebbe solamente uscire. I pesci. Roma. No, i pesci, sì, i pesci. Allora i pesci, la storia dei pesci. Praticamente dove vivevamo prima c'è il fiume. Noi andavamo a passeggiare dall'altra parte del fiume, passavamo il ponte. Quando arrivavamo, che carino, sembra uno che va a golf. Quando arrivavamo a metà del ponte, Eddie si fermava, mi guardava, piangeva. Io dovevo dire, i pesci, che carini, i pesci. Oppure, dove sono i pesci lui? Una volta detto questo, potevamo andare. È vero? È per quello che noi scherzando andiamo, diciamo, mi sa che Eddie è un pizzico di autismo, ce l'ha. Perché c'hai proprio maniaco su certe cose. Lui deve fare sempre la stessa strada, ad esempio. Infatti quando capitava che c'era lui a casa e magari attraversava in un altro punto e si chiudava, tipo no, di qua non si passa, si fa quell'altro giro. E io guarda che di solito non passiamo di qua e lui allora e lui deve passare sempre nella stessa Oppure strada. Io tante volte lo tiravo perché lui stava sempre rasente il muro e io lo tiravo un po' più in qua perché c'è... In alcuni punti devo camminare anche io attaccato al muro. Quello io ho insegnato a stare contro il muro. Bello quando chiami, no, devo stare qua! Sì, ma perché quando era piccolo c'era il vizio di scappare, allora io ho pensato, vabbè, gli insegno a stare contro il muro e attraversare la strada di corsa. E infatti e quando è stato le utile. Sulle zampe sì. Davanti, cioè davanti di, con le zampe davanti in alto, tipo canguro. Sulle zampe posteriori. Mamma mia. Vabbè. Sì, qualche volta una volta uno si è fermato e voleva fare la foto a Eddie. Sì, è tutto particolare Eddie. E quella che ti è stata fermato che eri con Eddie, poi ti stavi pulendo, te lo che lei pronta a incazzarti, ma questo cane è bellissimo. No, non era quando stavo pulendo. Mi ferma una mentre passeggiavo. Si ferma, mi arriva lì tutta con la faccia seria. Questo cane ha degli occhi stupendi. Era già pronta. Ma è partita. Era già pronta a vedersi già nel ring, pronta. Sì, io ero sulla difensiva, ero sempre a litigare. Un'altra volta stavo raccogliendo una cacca. Arriva... No, stavo pulendo la pipì con lo spruzzino. Arriva una signora. Cosa stai facendo io? Sto pulendo, adesso per legge bisogna pulire la pipì. Ottima idea usare lo spruzzino, lo farò anche io. Io cioè veramente, partivano in un modo che subito eri veramente pronto coi guantoni a partire, perché non sapevi se stavano iniziando un litigio oppure volevano farti un complimento, erano un po' strani là.
Io ogni tanto mi arriva l'odore di mare, secondo me sta, c'è un po' di aria di mare. Ho 25 minuti, adesso possiamo anche... Va bene, guarda che vale il cappello. Sì. Vabbè, niente, questo era come ci siamo conosciuti, come abbiamo trovato i nostri bimbi, e così. Perché per noi, ripetiamo, i nostri cani sono i nostri bimbi. Io li chiamo bimbi, loro si girano. Esatto. Comunque, dai. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, sperando di aver risposto a quante esaudito. Vabbè, abbiamo risposto correttamente alla domanda, rispondendo a tutto quello che chiedeva lei, che voleva sapere. Forse c'è qualcosa. Sono cose che più o meno ne parliamo sempre, però il fatto è che noi non è che ci ricordiamo poi in quale video ne abbiamo parlato, quindi ogni tanto un accenno. Io già se commentate in questo video qua, tante volte mi ricordo, perché mi ha detto sta cosa? Anch'io! Perché noi parliamo, cioè, e questo è il discorso che vi diciamo noi, quando noi non abbiamo un copione, non abbiamo, noi andiamo a quello che ci viene distinto a dire, che poi tante volte io leggo il commento e dico, ma tu ti ricordi qualcosa lei? Anch'io! Non abbiamo detto una roba del genere, e noi ci mettiamo lì e guardiamo il video. Ah, sì, allora poi rispondiamo. È quello che tante volte alcuni commenti rispondiamo il giorno dopo. Anch'io, infatti ogni tanto mi leggo un commento e dico, e mo questo che cacchio vuole dire? Io non lo so, perché ha detto sta roba? E allora devo andare a riguardarmi tutto il video e dico, ah ecco, ok, ora ha senso. Beh, ma tante volte i video io li giro anche giorni prima. E quindi nel frattempo mi dimentico, no? E quindi poi magari non so a cosa si riferisce il commento. Poi... in questi giorni, appena riusciamo un attimino dopo aver fatto tutto, magari più facile la settimana prossima ormai, o fine settimana, facciamo vedere a Elisa o cosa sul tuo canale, come, cioè gli spiego come fare il bancale. Il bancalorto. Il bancalorto. E poi, nel caso che visto che lei deve farsi la compostiera, come potrebbe farla senza troppi sbattimenti? La bancastiera, no. Vabbè. Voglio uccidermi. Dobbiamo fare anche il bancatavolo. Bancatavolo, banca scrivania. Un giorno faremo la banca casa. La banca rigida. No. Vabbè dai. Ora seriamente vi salutiamo. Sì. Vi ringraziamo per aver visto questo video. E ci vediamo al prossimo. Pace, amore, fratelli e sorelle. Dao. Dao. Sì. Dao, perché prima mentre uscivo con i cani Eddie si gira e fa Dao prima di uscire verso di lui, ho detto ok, vedo, e poi invece di ciao sarà Dao, quindi e poi Dao. Invece di dire ciao ci vediamo dopo diremo Dao ci vediamo copo. Vabbè, basta Dao. Adesso Dao è il nuovo ciao.